Benvenuti a questo speciale Class CNBC dagli studi di Londra di CNBC Europe. Oggi il nostro gradito ospite Nicolas De Santis, presidente di Gold Mercury International. Parliamo di governance a livello globale, soprattutto dopo quello che è stato il disastro dell'aerobattuto in Ucraina. Sì, come sai, noi a Gold Mercury quello che abbiamo fatto è creare questo sistema di governance, un sistema per capire come funziona il governance globale. E quello che è successo con l'aereo adesso è un fallimento di governance da parte di istituzioni internazionali, governi nazionali e anche le linee aeree a livello di prendere decisione e di coordinare questo spazio aereo internazionale e di non volare su zone di guerra, no? Con aerei civili. Esatto, perché questo naturalmente comporta un problema, non solamente appunto possibile perdita di vite umane come quello che abbiamo visto, però anche forse perdita di credibilità. Esatto, importantissimo. Per questo avete creato comunque dei logos che sono appunto il cosiddetto GLOGO, che sarebbe la Global Governance. Cerchiamo di capire, perché ci sono diversi livelli dunque di Global Governance. Sì, noi abbiamo valutato che a livello di Global Governance, per poter creare, educare e capire l'impatto di decisioni o eventi globali, bisognava creare un rating di 5 livelli per poter capire se una decisione o un evento migliorava il governance o peggiorava il governance, e questi 5 livelli vanno da un ottimo governance a un lato della scala di 5 livelli, all'altro lato che sono il dangerous o governance fatale, dove succedono cose come è successo adesso con l'aereo. No, abbiamo il problema di questi casi è succedono durante i periodi di guerra e poi ci sono lunghi periodi di investigations dove si fanno analisi per capire le cause. Ovviamente i governi hanno anche coperto molto di quello che è successo. Ovviamente adesso l'America ha preso la responsabilità di quello che ha fatto con l'aereo dell'Iran, l'Unione Sovietica, adesso abbiamo i dettagli dei files che sono stati finalmente liberati dopo la caduta dell'Unione Sovietica e abbiamo capito che è stato ovviamente uno sbaglio. Perché il pilota dell'aereo sovietico pensava che era un aereo spia americano, tutto più o meno quello che è successo. Ma io devo dire che il Cremlino è responsabile di dare armi ai ribelli, però non credo sono i responsabili di far volare aerei commerciali su una zona di guerra. Dobbiamo capire che l'Europa è in guerra. Se consideriamo che l'Ucraina è parte dell'Europa, l'Europa è in guerra. Allora io direi che se sei un chief executive di una linea aerea e devi decidere se andare su una zona di guerra in mezzo all'Europa, io direi di evitare proprio per questo, no? E questa è una decisione di governance per noi del livello 5, che è fatal governance, decisioni fatali di governance che hanno portato a una tragedia. Il Cremlino ovviamente per loro le conseguenze adesso saranno abbastanza dure, perché non ti scordare con l'annessione della Crimea, già che è molto recente. Assolutamente, quello molto grave. Come dite, dovrebbe esserci comunque un avvertimento prima al passeggero se vuole o non vuole salire su quell'aereo. Cerchiamo di capire quelli che sono i parametri principali però di questo logo, appunto, di questo Global Governance logo, che comunque guarda esattamente a quelli che sono alcuni, come diciamo, dei parametri. Parliamo di legge internazionale, affari umanitari, parliamo di global health, parliamo di science and technology, parliamo di culture, resources, insomma sono moltissimi. Se possiamo vedere anche il cartello per la regia. Cerchiamo di capire allora a cosa corrisponde ognuno di questi parametri. Ecco, allora quello che GLOGO fa, siccome il mondo è in cambio continuo ed è un mondo complesso, quello che GLOGO fa è organizza il mondo in 8 aree globali, come hai detto tu, dalla pace e sicurezza, alla tecnologia, la legge internazionale e l'ambiente, no? Dentro ogni una di queste aree ci sono quello che chiamiamo le aree di sfida, i challenges. E questo GLOGO quello che crea è anche un sistema di educare sulla governance globale e di diventare molto più anticipatori ai problemi che fare il rating di problemi dopo che sono successi, no?